Una provincia spazzata letteralmente dal vento di questo weekend. Le forti raffiche hanno provocato danni e disagi su tutto il territorio in cui è in corso adesso la conta dei danni. Raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 100 km orari. Le squadre dei vigili del fuoco e quelle della protezione civile sono dovute intervenire per le numerose segnalazioni. Alberi abbattuti, palme trentennali completamente sradicate, impianti pubblicitari crollati come avvenuto in Viale Santa Panagia e in Via Grotta Santa, tetti di abitazioni rurali divelti, persino una centralina per il rilevamento dell'inquinamento è stata abbattuta dal vento. Alcune strade sono state transennate perché ostruite da fronde precipitate sulla carreggiata. Anche le forze dell'ordine hanno dovuto fare gli straordinari per venire in soccorso a persone in difficoltà. Una pattuglia dei carabinieri infatti è dovuta intervenire per mettere in sicurezza un pullman con passeggeri disabili rimasto in panne sulla provinciale Carlentini-Sortino. Il prefetto Luigi Pizzi ha emesso un'ordinanza con cui ha disposto la sospensione di tutti gli spettacoli, quindi anche della partita fra Siracusa e Rieti, che è stata annullata a causa dei danni provocati dal maltempo allo stadio De Simone. Una commissione ieri mattina ha eseguito un sopralluogo da cui è emerso che le forti raffiche di vento hanno provocato il distacco di parti di elementi del controsoffitto della pensilina sulla tribuna centrale. Le parti già distaccate risultano precipitate all'interno dell'impianto sportivo. Per la giornata di oggi molti sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole affinché si possano effettuare le giuste verifiche di sicurezza negli edifici.